Buongiorno, grazie, grazie. Allora, condivido subito lo schermo in modo tale che possa partire con la mia presentazione. Eccomi qua. Perfetto, Allora, vediamo esattamente. grazie mille. Io sono Lamberto Tronchin, sono docente di luminotecnica acustica alla facoltà di, alla sede di Cesena, al corso di laurea d'architettura e di acustica musicale al DAMS. Mi piace precisare questo aspetto di acustica musicale al DAMS perché credo che sia uno degli argomenti, un tema e un corso che sia molto correlato con l'argomento proprio del nostro colloquio di oggi. L'obiettivo del mio intervento è presentare il nostro progetto Sipario, un progetto che riguarda, come vedete dall'acronimo, dalla sintesi dell'acronimo, la possibilità di rendere tangibile quello che è intangibile, cioè le performing arts. In modo particolare con un focus sui teatri italiani per l'opera. Allora, e motivi per cui noi abbiamo presentato e abbiamo avuto l'idea di presentare il progetto Sipario sono molteplici. In modo tale, uno degli obiettivi principali era quello di promuovere e di favorire la inclusione, nel senso di partecipazione, compartecipazione all'attività artistiche delle popolazioni, quindi tramite collegamenti tra interno ed esterno e la realizzazione fondamentalmente di un sistema immersivo di audio nonché video per poter rendere, diciamo, compartecipe le performance. Tutte queste serie di motivazioni che poi ho elencato, un ponte ad esempio tra quello che è l'interno del teatro e l'esterno del teatro, è uno degli obiettivi che serve per poter rendere consapevole la popolazione e estendere le attività teatrali al di fuori del teatro stesso, dell'edificio stesso. Quello che noi volevamo fare con il progetto Sipario è estendere questa partecipazione con un coinvolgimento a tutto gradi, a 360 gradi e con audio 3D. Questo era l'obiettivo principale, in modo tale che si potesse creare quello che esiste già da noi, a Bologna in particolare, cioè la Cineteca. Ecco allora che invece della Cineteca l'obiettivo diventa creare una teatroteca, cioè un ambiente, un database in modo tale da poter salvare anche quelle che sono le attività teatrali, non solo cinematografiche. Fare una teatroteca vuol dire anche creare una rete che possa valorizzare soprattutto i teatri più piccoli, quei teatri che normalmente non sono direttamente compresi nelle attività, diciamo, delle grandi reti dei teatri principali, teatri storici italiani, ma quelli che hanno magari più difficoltà ad entrare nel mondo in generale delle attività teatrali proprio perché hanno, diciamo, delle risorse più ridotte. Dal punto di vista tecnico-scientifico, l'obiettivo che noi stiamo realizzando tuttora riguarda innanzitutto la possibilità di sviluppare un sistema di registrazione, registrazione audio e video. Audio e video vuol dire catturare l'acustica e per catturare l'acustica è necessario avere dei array microfonici. Questi array microfonici devono poi essere in grado di poter salvare le informazioni sia dell'acustica sia delle performance per poterle poi rivivere. Ed ecco allora che le misurazioni e le registrazioni di attività e dell'acustica dei teatri servono per poter riprodurre in modo immersivo, quindi con un audio 3D e un video a 360 gradi, quello che succede nell'ambito teatrale. Ma ci sono anche altre possibilità, che sono quelle di fare delle attività nuove, cioè di reinventarsi l'attività musicale con, ad esempio, attività di tipo correlate con la musica elettronica e musica acusmatica. Quindi poter creare nuove composizioni in cui ci siano delle tracce audio senza uso di musicisti, ai quali si aggiungono attività di musicisti e tecniche di spazializzazione 3D. Oltre a questo, essendo noi appartenenti al mondo accademico, abbiamo anche l'obiettivo di creare dei risultati di tipo scientifico e quindi conferenze in modo particolare sull'audio immersivo 3D. È anche importante sottolineare che dal punto di vista didattico, questo serve per poter
fa capire e far conoscere alla popolazione giovane quelle che sono le attività musicali. Mi preme anche sottolineare che questa cosa è stata, diciamo, valorizzata anche a livello nazionale. Il Giornale della Repubblica ha parlato di questa nostra iniziativa e questo chiaramente ci ha reso molto piacere su quanto riguarda questo. Queste sono le realizzazioni che abbiamo fatto in questo momento. Quindi la progettazione di una sala d'ascolto che sta adesso per essere realizzata al Comune di Faenza, presso il Comune di Faenza, la scuola di musica Sarti, è un sistema innovativo di registrazione, di simulazione e di riproduzione dell'audio con delle tecniche assolutamente innovative perché, come vedete da queste immagini, i microfoni riescono a catturare i suoni da tutte le direzioni e poi possono essere riprodotte, come vedete da queste immagini, tutti questi altoparlanti attorno consentono di poter sentire come se noi fossimo davvero immersi, quindi all'interno di un contenitore che riesce a riprodurre audio e video a 360 gradi. Concludo queste immagini con una serie di esempi che abbiamo già svolto. Quindi queste sono fotografie di alcuni teatri più importanti lungo la Via Emilia, perché penso che molti di voi li riconosceranno, partendo da Rimini, arrivando fino a Piacenza. E quello che vedete sono, e apro un'immagine emblematica su questo esempio, qui vedete come noi le misurazioni consentono, qui con sonde microfoniche 32 canali ed altre sonde microfoniche di altro tipo, di fare misurazioni e riprese. Questa è una foto panoramica che serve per poter capire poi da dove arriveranno i vari suoni e riflessi, per capire il significato, ad esempio, dell'arco di proscenio, piuttosto che del golfo mistico qualora fosse abbassato o di altri pannelli collocati a lato e poter riprodurre quindi complessivamente l'esperienza nella sala d'ascolto. Io con questo ho finito, quindi tolgo la condivisione e lascio la parola ai prossimi.